E ciao a tutti ragazzi, come anticipato nello shorts che ho caricato qualche giorno fa, vi anticipavo il contenuto di questo video, cioè come scaldo la camera a costo zero. È una specie di investimento. Ero molto titubante, ma come tutti gli investimenti, si investe una somma di denaro che si è consapevoli si possa perdere. Ero per terra perché là vicino c'è la bocchetta d'aria, quindi magari si sente un po' il rumore che è minimo. Parliamo subito del prodotto, si trova sia su eBay che su Amazon. Io l'ho acquistato tramite Amazon perché penso che Amazon come servizio post vendita sia migliore rispetto ad eBay. Ovviamente se acquistate tramite quel link mi supporterete perché percepirò una piccola commissione. Ora parliamo subito del prodotto, andiamolo a vedere più da vicino, vi spiegherò come funziona e in caso vi faccio anche un disegnino perché se non mi spiego benissimo, mi spiego meglio con il disegno. Questo è il prodotto, è molto semplice, tutto fatto in alluminio e vetro. Come funziona? In modo molto semplice, assorbe l'aria da qua e come vedete i buchi sono al di là della parete che c'è interna. L'interno si scalda grazie al fenomeno dell'effetto serra, quindi il vetro fa penetrare i raggi del sole attirati dal colore nero dell'alluminio sottostante. Si scalda sia la parete che l'aria interna, quindi l'aria entra da qua sotto, scorre nel mentre si scalda, arriva davanti, viene scaldato ulteriormente dal sole e dal calore generato dai raggi solari intrappolati all'interno e viene spinta all'interno da questa ventola. Non è altro che una ventola computer, praticamente un po' più grande, alimentata solo dal pannello solare. Se io ad esempio metto una mano, il pannello solare funziona pochissimo. Quindi in base ai raggi del sole il pannello solare fa andare più o meno forte questa ventola. Penso di essermi spiegato bene anche senza disegnino, però vi metto qualche immagine che fornisce il produttore. Tutte queste immagini potete trovarle su Amazon cliccando direttamente il link. Ora date la mano con questo strumento che misura la temperatura delle varie superfici con laser. Vediamo a che temperatura esce fuori l'aria. Trentasette otto, 38,1, 34,5, 38,6. In questo momento la temperatura media circa è di 36-37 gradi, considerando che questo è il momento migliore per il pannello nella posizione in cui l'ho messo io, cioè quei raggi diretti dal sole e fanno aumentare un sacco il flusso d'aria, ma anche il calore all'interno. Adesso vediamo sull'altra bocchetta che è all'interno della cabina armadio che avevamo visto nel video precedente e misuriamo anche là. Qua in cabina armadio 34,5. 38,1, 34,5, 38,2. Spiegato il funzionamento, avendo visto che fa un botto di caldo gratis perché il pannello non è collegato a nessuna fonte di alimentazione. Viene fornito il pannello, il tubo da poter entrare in casa con la ventola e il termostato semplicissimo, senza nessun collegamento alla rete elettrica. Quindi io al momento ho aria secca e calda a quasi 40 gradi gratis. Ma guardiamo i benefici avuti in questo periodo e monitorati grazie al sistema BT-Cino che mi monitora sia la qualità dell'aria che il livello di umidità e anche la temperatura. Ovviamente sono qua per fare il video e il modem della Wind mi dà sempre problemi costantemente perché guardate, non funziona la stazione Netatmo che è della BT-Cino. È l'ennesima volta che devo resettare l'antenna.
perché purtroppo mi hanno cambiato il modem e me l'hanno messo 5G e almeno una volta a settimana devo fare questo procedimento, è una rottura di scatole. Molto probabilmente farò un video simile a quello che ho fatto alla Leroy Merlin per spiegarvi del truffones che mi hanno fatto. Vabbè, mentre aspetto che il modem si riavvii per controllare la temperatura che c'è in questa stanza e confrontarlo con le altre due, bagno e salotto, e guardare uno storico di altri giorni durante la giornata, quando c'è stato il sole, per farvi vedere quanto è efficace questo pannello, vi dico quali sono le cose fondamentali. 1. La facilità di installazione. All'interno danno una tazza per tagliare il legno. Io ci ho tagliato un muro portante di 30 cm. Ci vuole un po' più di tempo, ci vuole un po' più di pazienza, un po' più di manualità, ma si può fare tranquillamente. Poi sono 8 viti per fissare il pannello. Il tubo che danno è già isolato, ma si può isolare con della schiuma, quindi è molto molto semplice l'installazione. Con un po' di manualità e pazienza si installa tranquillamente. Seconda cosa, importantissimo fare il foro ad una distanza minima di 60 o 90 cm, adesso non mi ricordo, dagli spigoli della casa. Questo è importante per garantire la solidità della struttura, però vi consiglio di rivolgervi a un professionista per capire se potete realmente fare un foro del genere, oltre ad avere dei vincoli, a maggior ragione se siete anche in un condominio. Terza cosa, la posizione del pannello è fondamentale. Bisogna considerare che il sole in inverno è più basso e rivolto verso nord. Cosa significa? Significa che essendo le pareti verticali, mettendo il pannello appoggiato a una parete verticale in inverno, in pieno inverno, ai raggi solari perpendicolari o quasi al pannello stesso ed aumenta l'efficienza notevolmente. Mentre in primavera e autunno, come in questo periodo che è un po' basso ma non troppo, la temperatura è alta ma non come dovrebbe. Ho misurato anche picchi di 45 gradi in pieno inverno quando fuori la temperatura era appena di 8 gradi, quindi bisogna considerare la posizione e anche se c'è la possibilità di installarlo. Ma parliamo dei benefici perché al momento non si è ancora acceso il modem. Beneficio 1 è che ha una manutenzione zero, se non controllare i fori di aspirazione che siano puliti, perché ovviamente aspira anche un po' di polvere. Il secondo beneficio è che è a costo zero, cioè si ammortizza in brevissimo tempo, secondo me, sia per la temperatura che fa, ma anche per il tasso di umidità che abbassa notevolmente nella stanza in cui si installa. La terza cosa è anche un ricambio d'aria, perché inserisce all'interno dell'abitazione dell'aria esterna secca e calda, cosa che con le finestre aperte farebbe entrare aria, ma fredda o umida. Sicuramente associato magari a un ricircolo d'aria o una ventola installata in bagno che assorbe l'aria. Questo la butta dentro, in bagno si mette la ventola che asporta l'aria e quindi ci sarà un ricambio d'aria costante. Inoltre, per case vecchie come la mia, ad esempio, io in cucina ho un foro da 15 cm che serviva per il forno a gas e anche i fornelli a gas. Al momento che io installerò un sistema di induzione, il foro obbligatorio per legge per far uscire il gas si potrebbe tappare con questo pannello. E ancora non va. Parliamo di costi. I costi sono 350 euro per il pannello che ho preso io con il semplice termostato, ma c'è anche un termostato che va collegato alla rete elettrica e può impostare il livello di umidità, il livello di temperatura che ci deve essere interno per azionare il pannello solare. Io ho preso una roba super cheap che potessi anche sistemare con le mie mani in caso di rottura. Quindi se il vetro si rompe si riesce a trovare facilmente, se si rompe il pannello si riesce a trovare facilmente, se si rompe la ventola si riesce a trovare facilmente. Ovviamente essendo una ventola praticamente da PC il flusso d'aria è minimo, ma comunque come potete vedere nella ripresa la tenda riesce a spostarla comunque. Se potete installarlo, vi consiglio vivamente l'acquisto di questo articolo. Il pannello che ho preso io per una stanza di 20 metri quadri va benissimo,
Considerate che io l'ho strozzato facendogli le piegature, per cui anche 30 metri potrebbe andare benissimo, vi scalda gratuitamente e ha anche un ricircolo d'aria alla stanza. Considerando il costo di 350 euro ammortizzato in 10 anni, sono 35 euro all'anno ed è veramente irrisorio come costo. Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta dopo circa mezz'ora d'attesa perché il modem si avviasse, neanche fossimo all'inizio degli anni 2000. Guardiamo subito la temperatura che c'è adesso interna ed esterna. Allora, esternamente abbiamo un 20 gradi e 2 con un tasso di umidità del 52%, percepita 21 gradi. In salotto abbiamo 52% di umidità, 19,7 di temperatura e un'aria eccellente. In camera matrimoniale passiamo subito a 22 gradi e 7, quindi ben 3 gradi in più del salotto e 2 gradi e mezzo in più dell'esterno, con una qualità dell'aria anche qua eccellente e un tasso di umidità uguale. In bagno 19,8 ed umidità un attimino più alta. Ok, allora qua abbiamo l'andamento delle ultime settimane che si è aumentato un sacco il tasso di umidità in camera matrimoniale perché ha piovuto ed essendo stato molto piovoso, senza sole il tasso di umidità è aumentato, come potete vedere qua sopra, si va dai 70 ai 65%. Qua è incominciato a fare bella giornata, quindi si passa da un 70, 62, 56, 52. Se zoomiamo un po', vediamo l'andamento. E ovviamente questi crolli di umidità sono in concomitanza al arrivo del sole, perché qua 8 e mezzo aumenta ovviamente il sole, il pannello funziona 14:30 e dopo piano piano che va via il sole, il pannello funziona sempre meno. Anche qua 8 e mezza, qua c'è stato nuvolo, quindi il pannello ha funzionato pochissimo. Anche qua 8 e mezza, qua 8 e mezza, qua un po' titubante, però già qua si vede, qua 8 e mezza e qua 8 e mezza, quindi dalle 8 e mezza il pannello incomincia a fare il suo lavoro. Ricordiamo che da quando c'è stato, quindi qua il 28 ottobre alle ore 8:30, c'era il 71% di umidità che è sceso fino al mantenimento del 50-60% in camera. Proviamo a vedere ad esempio il salotto. Anche qua 28 ottobre, 8 e mezza, 70% di umidità, 67, qua 66, qua c'è stato un crollo a 58, un aumento di nuovo a 70, un crollo a 57, qua 63, 60, 64, 63, 65, 56, 57, 62 e anche qua crolla. Come potete vedere, l'andamento tra minimo e massimo è molto altalenante, mentre nella camera il livello di umidità è sì altalenante, ma regolato dal nostro pannello. Guardiamo, oltre all'umidità, anche la temperatura. Ecco qua i dati della temperatura. Abbiamo delle minime che vanno sui 22 22, 22,9, 22,7, 23, 21,2, comunque delle minime particolarmente alte, ma le massime siamo a 20 quasi 6, 26 quasi, 26 quasi, 24,6. Comunque abbiamo delle minime relativamente alte e delle massime relativamente alte. Se proviamo a guardare il bagno, a parità di tempistica, vedete che ha delle minime e delle massime nettamente inferiori. 21,8 di minima, 21,6, 21,3, 20,7, 19, 19,7, 19,6, con delle massime che arrivano a 24,7 e 24,2 la sera facendosi la doccia ed aumentando ovviamente l'umidità. Quindi
come avete potuto vedere, il beneficio c'è. Chiaro che se piove un mese e poi fa 5 giorni di bello, se ne vede il beneficio solo in quei 5 giorni di bel tempo. Ora parliamo anche del rumore che fa questo pannello. A circa 2 metri il rumore a pieno regime, come in questo caso e in questo orario, è di circa 40-45 decibel, mentre all'ingresso della camera, quindi a circa 5-6 metri, il rumore si abbatte ed è di circa 30-35 decibel. Fate conto che una chiacchierata tra due persone è circa 65-75 decibel di rumorosità, quindi è veramente irrisorio il rumore che fa questo pannello. Ovviamente ci sono vari modelli, vi lascio questa tabella per guardare le specifiche tecniche. Comunque vi posso assicurare che da almeno 15 metri quadri fino a 100 metri quadri di riscaldamento con questi pannelli si possono tranquillamente avere. Vi ricordo e vi rassicuro che questo video non è assolutamente sponsorizzato, anzi ho voluto fare un video dopo 2 anni di utilizzo con un monitoraggio costante della qualità e della temperatura dell'aria. I pannelli più grandi, quelli espressi con la doppia cifra, cioè tipo il 22 o il 42, hanno la cifra 2 che significa doppio buco, cioè un buco di ingresso dell'aria e l'altro buco la recupera dall'interno. Quindi l'efficienza di quel pannello sarà assurda, perché assorbe l'aria già calda e un po' più secca e la rimette nell'ambiente ancora più calda e ancora più secca. Così facendo però non si ha un ricircolo di aria costante come si potrebbe avere con questo pannello a singolo buco. Quindi a chi lo consiglio? Lo consiglio a chi ha le possibilità economiche per comprarlo e anche strutturali per montarlo. Per chi vuole avere un pannello che in Italia difficilmente troverete montato se non solo nella mia casa, mentre nei paesi nordici è già utilizzato da parecchi anni, e anche per un fatto green, appunto, perché non essendo connesso a nessuna fonte di elettricità, quindi ad impatto zero, ed è pressoché infinito perché non c'è nessun elemento che va a batterie se non il silicio del pannello solare, che potrebbe durare circa 20-25 anni ed è da sostituire fra molti anni, il resto è veramente infinito. E spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante e utile. Se avete qualsiasi domanda scrivetela pure nei commenti, risponderò il prima possibile. Non perdetevi però il prossimo video, che riguarderà la ventilazione che ho installato nel bagno appena ristrutturato. È una ventilazione meccanica forzata con recupero di calore a singola mandata, molto interessante. Quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.